Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio, bentornati alle interviste di Atleta League. Come promesso, siamo qui, siamo arrivati con Remo Cassella. Ciao. In collegamento direttamente dalla nostra redazione, ma in collegamento Discord da Lecco, dalla Lombardia, Daniele Scatizza. Eccoci. Ciao ragazzi. Ho sbagliato subito, Daniele. Sì, era Scatizzi, ma va benissimo. Vabbè, ma diglielo che quando vieni a Roma... Scatizza ci piace molto molto di più. Remo, ecco. Volevo ricordare a te e a tutti i ragazzi che ci staranno seguendo, quando è la prima volta che ci siamo conosciuti? Tu te lo ricordi? Beh sì, saranno passati... Quanto è passato? Un annetto? È un bel annetto particolare poi, no? Sì. Manco un annetto così a caso. Però vediamo quelle immagini di più di un anno fa. Vediamo com'eri, se sei cambiato nel frattempo. Che effetto ti ha fatto questo anno pandemico? Beh, non avrei mai immaginato che potesse capitare una cosa del genere. Veramente ci sta mettendo a dura prova, sia sotto il punto di vista dell'agonismo quanto dell'insegnamento. È un duro colpo, perché stare fermi come atleti per tanto tempo ti fa venire parecchi dubbi, ti chiedi se sarai più in grado di lottare allo stesso modo, ti sembra di perdere di vista un po' gli obiettivi, insomma è dura. E allo stesso modo pure come insegnante comunque ti si palesano tanti dubbi anche lì, chissà se i ragazzi torneranno, chissà la palestra come andrà, quando si potrà ripartire a pieno, insomma... Un bel salto, sembra di essere invecchiati di parecchio di 5 anni. Ha fatto un effetto simile, sì. un po' a tanti. E in quell'intervista, che oltretutto è pubblicata su atletanews.sport, il video poi integrale si può vedere sia attraverso il sito che sul canale YouTube, in quell'intervista ci avevi detto una frase importante, a cui poi arriviamo subito, ma prima ti volevo dire, proprio vedendo quelle immagini, cosa si prova? Perché è tanto che non vedi qualcuno in palestra, cioè anzi, non vedi il tatami così pieno. Sì, sembra un mondo parallelo, sinceramente, cioè ti... Ma è che poi è la stessa cosa che capita quando vedi magari nei film la gente si stringe la mano, si abbraccia o sta per strada, dici ma davvero si poteva fare questa cosa? Fa strano, cioè non vedi l'ora che tutto possa passare, insomma. Allora, la frase a cui mi riferivo ovviamente era fare a pizze è brutto. Fare a pizze è un francesismo, ovviamente, che si usa all'interno del raccordo anulare per indicare il fare a botte. Sì, sì, sì. Ma io ovviamente parlo dal lato del jiu-jitsu brasiliano. Credo che sia importante, cioè quella frase era intesa nel senso che gli atleti devono cercare di trovare, soprattutto in palestra, una zona di comfort in cui possono sperimentare senza l'oppressione ogni giorno, giorno per giorno, della prestazione. Quindi questo era il senso della frase, che poi non significa che quando vai magari in una competizione vai lì all'acqua di rose, cioè la cattiveria agonistica è anch'essa molto importante e va anche questa coltivata. Però non bisogna mai dimenticare che quando tu sei in palestra hai bisogno di un ambiente sereno, altrimenti il ragazzo non verrà ad allenarsi. Non è che puoi utilizzare l'approccio del sergente Hartman con tutti, no? Quindi c'è chi magari si carica se viene insultato di continuo, ma ci sono anche i ragazzi che magari te li perdi così. Quindi avere la capacità di adeguarti in base al tipo di allievo che hai. Poi il giorno della gara un altro paio di maniche, ovviamente cerchi di caricare i ragazzi il più possibile, ma sempre puntando molto sulla cattiveria agonistica, senza mai poi sfociare in altro che
può essere controproducente. Io ho avuto degli allievi o anche dei compagni di allenamento che poi il giorno della gara andavano talmente in agitazione che si bloccavano totalmente, quindi anche lì capire chi hai di fronte, insomma. Capito. Facciamo una domanda banale subito, visto che l'hai giustamente precisato. Sei maestro di Brazilian Jiu-Jitsu, quindi che cos'è il BJJ? Che cos'è il BJJ? Si potrebbe parlare per ore. Riassumiamo tantissimo. Fondamentalmente è lotta, quindi è una lotta che parte ovviamente in piedi, puoi proiettare l'avversario o anche trascinarlo al suolo e poi costringerlo alla resa o con leve articolari o con strangolamenti. L'uso dei colpi è vietato, quindi non puoi dare pugni, calci, ginocchiate, è prettamente lotta, tutto qua. Lotta a terra che quindi ha dei parenti stretti, no? in altre discipline. Sì, sicuramente spesso, cioè soprattutto prima, se nominavi il Brazilian Jiu-Jitsu, il pensiero andava al valetudo, perché grossi esponenti del Jiu-Jitsu brasiliano poi sono stati grossi esponenti dell'MMA. Mi riferisco fondamentalmente ai Gracie. Poi ormai le cose sono cambiate, perché l'MMA da sport tra virgolette di nicchia si è professionalizzato sempre di più, quindi ormai l'atleta è completo, non è che tu fai jiu-jitsu brasiliano, vai a fare un incontro di MMA e ammazzi la gente, perché lì trovi ormai i ragazzi preparati in tutto, fanno jiu-jitsu, fanno box, fanno wrestling, fanno judo, insomma. Non è più non sono più gli anni 90, quindi le cose sono un po' cambiate. Io allora sfrutto il palleggio di Remo, che fa tutto il lavoro da solo praticamente, per chiedere, per girare la domanda a Scott, quindi Daniele, sì. Com'è il jiu-jitsu rimane comunque una componente fondamentale, importante delle MMA oggi, e appunto come ricevi la descrizione di Remo su questo? Beh, mi trovo pienamente d'accordo con Remo, in quanto, come diceva lui, era nato, diciamo, il valetudo, quello che possiamo chiamare adesso MMA, come un confronto tra discipline, quindi il BJJ, il karateka, il pugile, vediamo chi è più bravo, chi è meno bravo. Adesso, per quanto mi riguarda e per quanto ho potuto io constatare in tutti i miei allenamenti in giro per l'Europa e non, è diventata una disciplina a parte, completamente a parte, cioè nel senso ormai ci stanno atleti che fanno MMA completi, dove veramente sanno essere a un ottimo livello di BJJ, di box, di lotta libera, e secondo me è proprio una disciplina a parte ormai, non è più un semplice mettere insieme, ok, faccio BJJ il venerdì, la box il mercoledì, faccio MMA. No, ormai secondo me l'MMA è proprio una disciplina a parte. E a questo proposito volevo ricordare che in chat ovviamente potete fare tutte le domande che volete, le rigireremo ai nostri ospiti. Ringrazio Shiny appunto anche per averci raidato e stare a seguire l'intervista. E volevo chiedere a Remo, quindi, data la situazione attuale di quello che abbiamo parlato relativo alle palestre, diciamo che tu, in confronto a Daniele, in un certo senso vivi la parte amatoriale dello sport, anche se giustamente BJJ, MMA possiamo definirle come discipline, certo, diverse, separate, ma sempre di arti marziali si parla, sempre di palestra, tatami, un ring, comunque l'ambiente è lo stesso, no? E secondo te come quest'anno queste difficoltà influiscono anche sulla parte invece professionista di questo sport, sia Brazilian Jiu-Jitsu che invece le MMA?
Ma, professionista, agonista, vediamola com'è. Il problema fondamentale della pandemia è che non, alcune categorie sono state lasciate un po' a se stesse, cioè non ci sono sufficienti aiuti perché evidentemente a livello economico contiamo poco e quindi di conseguenza anche il peso, la voce che tu puoi far arrivare a chi governa è abbastanza bassa, quindi questo si è tradotto in degli aiuti un po' così, cioè che non hanno avuto un gran risultato, perché io vorrei ricordare una cosa, nell'ambito delle palestre è molto raro che gli istruttori facciano questo come unico lavoro, quindi l'aiuto economico che stanno dando adesso aveva come uno dei requisiti fondamentali quello di avere come unica fonte di reddito il lavoro in palestra, ma questo significa poi anche non vedere la realtà, perché gran parte di chi fa questo non riesce a farlo come unico lavoro e quindi non, tu così hai tolto gran parte degli aventi diritto, cioè chi può chiedere un aiuto economico in queste condizioni? Praticamente pochissime persone. E questa è una cosa grave, poi soprattutto se la paragoni ad altri aiuti che sono arrivati ad altre categorie, poi ovviamente questo non è una gara a chi è più povero, non è che io voglio togliere agli altri per avere io, vorrei semplicemente che venisse presa in considerazione pure la categoria degli allenatori, dei maestri di jiu-jitsu e di qualsiasi altro sport, cioè costringono poi le palestre o a fallire o a trovare degli escamotage per lavorare, cioè so di centri di padel che tesserano tutti quanti come agonisti di tennis affinché possano rimanere aperti, cioè. Sì, sul padel infatti c'è stata parecchio questa... È una follia, cioè, io penso che quelli che lavorano i lavoratori delle palestre starebbero tranquillamente a casa se avessero degli aiuti economici, anche perché noi come altri rischiamo il Covid, quindi non è che andare a lavorare in palestra ci rende così tranquilli, però se dall'altro il lavoro, insomma, sì, oltre a essere una passione, forse è a caso ogni tanto anche ricordare che insomma la bolletta mi arriva comunque, esatto, quindi... esatto. E non ho la passione per l'elettricità di conseguenza, esatto. E però Daniele, secondo te invece dal punto di vista proprio più prettamente agonistico, diciamo, questo come influisce? Nel senso, secondo te ci sarà difficoltà o comunque rallenterà l'ascesa di atleti italiani nell'MMA? Proprio anche dovuto al fatto che magari qualcuno per tanto tempo non si è potuto allenare, oppure si è allenato meno, male, come influirà questo su tutto il circuito dell'MMA italiane? Sì, secondo me influirà decisamente in maniera negativa, non solo sotto il punto di vista di organizzazioni, eventi e quindi match che sono stati organizzati praticamente mai in un anno intero, quindi tantissimi ragazzi che magari potevano scalare i ranking, vincere più match, acquisire esperienza sportiva eccetera eccetera eccetera, sono stati bloccati, quindi se ne sono stati a casa, non hanno combattuto, e come dicevi te, tanti ragazzi che magari dipendono da palestre che purtroppo non possono aprire o insegnanti che non possono andare in palestra perché devono guadagnarsi da vivere in qualche altro modo, tanti ragazzi sono rimasti a piedi tra virgolette, nel senso che non hanno un posto dove allenarsi o si sono dovuti adattare magari ad allenarsi nel garage, nel giardino dell'amico, che però tecnicamente non cresci quanto seguito da un professionista come può essere Emo, come può essere i vari coach delle varie discipline, quindi sicuramente in maniera negativa. Posso farti l'esempio mio: io quest'anno ho combattuto fortunatamente una volta sola, meno male che ho combattuto almeno quella volta, è stato ottobre, dove sono comunque bello di aver riuscito a organizzare in Europa e in Italia un evento a porte chiuse, però ecco, pure chi come me è professionista e vive di incontri, stare
stare più di tot mesi, più di un anno senza combattere è tosta. Ecco, esatto. Che cosa vuol dire essere un fighter professionista? Perché ora adesso stiamo dicendo non ci si può allenare, le palestre sono chiuse, eccetera, eccetera. Però, diciamo, nella percezione comune magari non è chiaro cosa no. questo può voler dire per un professionista. Allora, spesso purtroppo la gente confonde l'essere professionista con combattere per passione, ok? Che sono due cose diverse. C'è la passione sicuramente dalla base di tutto, sennò sta vitaccia di schifo non la facevo sicuramente, però perché va sicuro che è una vitaccia, però tanta gente confonde questo, il chi va in palestra per passione, per hobby, e chi lo fa invece per lavoro. Non solo chi combatte, anche chi insegna, perché c'è chi insegna, c'è la palestra, come i ragazzi qui dove vivo io, che hanno la palestra, lavorano a regime normale, lavorano tutto a posto, stanno benissimo, e adesso ovviamente è un'altra storia. Per quanto riguarda noi professionisti, prendo io, che fortunatamente riuscivo a vivere grazie agli incontri, perché tu ti alleni tutto l'anno per combattere quelle 3-4 volte che ti garantiscono, con le borse dei vari incontri che vai a fare, di riuscire a vivere, di guadagnare soldi, perché tu combatti, passare l'annata quantomeno, dai. Certo, ok, perché uno se pensa che va a combattere e vince la medaglietta, no, perché noi lo facciamo, cioè, a livello proprio lavorativo, e questo che vuol dire? Vuol dire che dici, che vuol dire? Vuol dire che io lavoro la mattina e la sera, che vuol dire? Perché mi alleno mattina, mi alleno sera, seguo una dieta 24 ore su 24. Il problema sostanziale è che io, ad esempio, adesso sto in continua preparazione, perché ci potrebbe essere la possibilità che magari tra un mese organizza un evento in Europa, e l'unico che organizza non mi posso permettere di dire no, ovviamente, e quindi devi essere sempre in preparazione costante, che vi assicuro è molto stressante per la dieta, per la quantità di allenamenti, per la vita che devi seguire, anche se adesso non è che se può uscire può andare al ristorante, quindi riesce più facile, però ecco questo. No, però già avere una figlia, insomma, mi sembra già un'attività sociale bella, importante. Abbastanza impegnativo, mantenere. Confermo, abbastanza impegnativo. Esatto. Senti, ma invece facciamo anche allora un punto un po' della situazione, perché abbiamo parlato degli aspetti negativi un po' di questa situazione, che giungeva in un momento che era piuttosto positivo per il movimento dell'MMA italiane, sia dal punto di vista proprio dei fighter, sia della passione del pubblico, dell'interessamento, come diceva prima Remo, che ricorda i tempi andati, è un nostalgico degli anni 90. Negli anni 90 le MMA erano un qualcosa molto di nicchia, no? Adesso no, hanno un pubblico molto più ampio. Com'era la situazione prima di adesso? Beh, no, sicuramente è stato un grande periodo per le MMA, anche se in Italia come sempre arriviamo per ultimi, però è stato comunque un grande periodo, perché incominciava a svilupparsi molto di più grazie ai vari McGregor della situazione, che hanno fatto conoscere in maniera positiva o negativa, però hanno fatto comunque conoscere questo sport a chi non sapeva cosa fosse, o chi pensava che magari era semplicemente due pazzi che si picchiavano dentro una gabbia perché vedevano la gabbia, allora pensavano che era la rissa, invece, questo prendo come parentesi, la rete serve a non far cascare gli atleti, perché sennò nel ring quando combatti cascheresti in mezzo alle corde, ecco, quello serve la gabbia, tipo ad esempio. Però la gente magari vede la gabbia e si pensa i combattimenti dei cani, no? O dei pitbull. Invece adesso più o meno si sta facendo una cultura, anche grazie all'interessamento anche di vari personaggi pubblici, rapper, amici che conosco anche io, rapper che coinvolgono di più la gente, conoscono di più, rapper che cantano anche nelle loro strofe, pezzi dove dicono di Conor McGregor, eccetera, eccetera. E anche grazie a tanti atleti italiani, escluso io, una pippa, atleti italiani che hanno fatto grandi prestazioni, si stanno cominciando a far conoscere in giro per il mondo, e,
e quindi la gente in giro per il mondo comincia a buttare un occhio anche sull'Italia. Hanno acceso un faro, diciamo, no? Un po' sull'Italia in generale, delle MMA, ma non solo, anche viceversa, cioè un faro sulle MMA e sulle arti marziali per illuminarle, insomma, perché ogni tanto questi movimenti, poi che non si sa bene perché, è spesso legata alla presenza o meno alle Olimpiadi, per cui se una disciplina anche di arti marziali, di lotta, è presente alle Olimpiadi, allora è positiva in un certo senso. Laddove invece non è riconosciuta per qualche motivo dal Comitato Olimpico, allora diventa un'attività violenta, quasi da stigmatizzare, come poi accade purtroppo fin troppo spesso con l'MMA, per i motivi che ci diceva Daniele, insomma, che sono più che altro di comunicazione, no? Cioè la gabbia, la gente vede la gabbia, la gente vede quelli che si picchiano, e quindi collega a qualcosa di negativo. Ma quindi mi chiedo, Remo, è solo una questione di comunicazione per te? Ma io la domanda è molto complessa e andrebbe analizzata per bene. Io credo semplicemente una cosa, che mi definisco una persona progressista. Cosa significa? Che se due persone si mettono d'accordo, decidono un regolamento e dicono io mi voglio confrontare con te seguendo questo regolamento, chi siamo noi per dover vietare una cosa del genere? Cioè, questo poi è alla base, questo è l'incipit del mio pensiero, e questo secondo me è la cosa importante. Cioè, non puoi vietare alle persone di fare una cosa che hanno voglia di fare. Stare lì a parlare di violenza o non violenza, alla fine lascia un po' il tempo che trova, perché dovresti analizzare caso per caso, cioè capire il singolo atleta per quale motivo lo sta facendo. Magari c'è il singolo atleta che per lui è un gesto violento, c'è l'atleta a fianco e ti dice no, ma io mi diverto. Così come se tu leggi le interviste di calciatori, pallavolisti, chi gioca a pallacanestro, trovi il ragazzo tranquillone, trova il ragazzo che ti dice che per lui è una guerra. Se voi sentite le interviste di Ibrahimovic dice: io quando entro in area e devo fare gol, io lo voglio ammazzare, dice proprio testuali parole, l'ho sentita prima di venire qua. Quindi queste cose ti colpiscono, cioè cosa significa? Che dipende dall'idea che c'è dietro al gesto, e l'idea è soggettiva, ognuno può fare jiu-jitsu, MMA, nuoto o anche freccette con un'idea di violenza, un'idea di divertimento, saranno cavoli suoi. Stare qui a fare la morale a mezzo mondo alla fine poi ti porta fuori strada, cioè ti ritrovi polemiche sterili su gente che dice no, oddio, l'MMA sport violento non va fatto mai più, idem la lotta, idem box. Ti perdi. Vabbè, quelli diciamo che sono anche magari cose dettate dai momenti emotivi, perché penso che qualcuno che se ne esce poi come se ne sono usciti sui giornali a dire no, dobbiamo vietare le MMA, insomma, cosa che si era superata da qualche decennio ormai, anche in America era proprio una boiata, questo anche lo possiamo dire. Però Daniele, tu che vivi un po' più l'ambiente internazionale dell'MMA, visto che fai anche poi la spola tra Lecco e Dublino, vero? Mi dicevi? Sì, perché combatto per l'SBG, che è una palestra a Dublino, che i meno conoscitori la conosceranno magari perché combatte McGregor, la palestra in McGregor. Ok, quindi è una palestra dove si beve whisky? Sì, molto, e birra, e Guinness. Però mi chiedevo, visto che c'hai anche appunto questa visione un po' più internazionale, come sei visto tu come fighter italiano? Come è percepito all'estero un fighter italiano, proprio anche alla luce di tutto questo, no? No, in realtà siamo,
quello dipende sempre dai risultati, indubbiamente. Però siamo visti come atleti duri e sicuramente, mo, per quanto mi riguarda, atleti più che validi. E posso fare mille esempi: ho combattuto in Bahrain, io ad Abu Dhabi sono stato scortato dalla polizia, cioè robe assurde, pazzesche. C'era gente che magari non m'aveva, sicuramente non m'avevano mai visto, però arabi che impazzivano, volevano fare le foto con me perché facevo MMA. E magari andavano a vedere, vediamo chi è, perché fa MMA, perché sanno cos'è l'MMA e magari si appassionano a quello sport e anche agli atleti che ci stanno dentro. In Italia, che ne sanno chi so io, cioè, faccio un esempio, no? Almeno che non sia un conoscitore di questo sport. Ma quindi pensi che questo tipo di comunicazione, anche il fatto che è paradossale, perché però i nostri fighter in qualche modo, anche quelli di maggior successo, cioè tra i quali tu sei inserito ovviamente, cioè, ti inserisco di diritto, e non vengono conosciuti, non vengono riconosciuti, non vengono valorizzati, e quindi magari all'estero poi quando si trovano a dover anche interagire con una grande palestra, con dei grandi lottatori, potrebbero trovarsi in difficoltà? Ma no, sotto il punto di vista sportivo non credo, almeno che non siano atleti italiani cresciuti e rimasti in Italia, la vedo difficile. Mo mi vengono in mente i nomi più grandi nostri, di esponenti del MMA, sono tutti ragazzi, compreso io, che già hanno viaggiato tanto, hanno già combattuto fuori, ci siamo già allenati all'estero con atleti di un certo livello. Sto parlando di numeri 1 UFC, numeri 1 Bellator, numeri 1 eccetera eccetera eccetera, e quindi no, sotto il punto di vista sportivo no, però ecco, ma sicuramente sotto il punto di vista al pubblico, come vieni visto dal pubblico, ok? Marvin, okay. In America è una superstar, in Italia magari su 100 persone lo conosce uno, no? Ti faccio un esempio. Quando è molto più conosciuto in America, senza dubbio, perché stiamo parlando del numero uno per adesso italiano di MMA, no? Perché sta in una delle leghe più importanti dell'MMA, nei ranking più alti, terzo posto da poco, quindi... No, quindi sicuramente in America, parliamo. Ho visto come una superstar, qui magari ho detto su 100 persone riconosce uno, purtroppo. È proprio questo che dicevo, no? Quando parliamo di nomi, insomma, come Daniele Scatizzi, come Marvin Vettori, come Alessio De Chirico, parliamo di atleti, al di là del ranking, no? Parliamo comunque di atleti di spessore internazionale, che magari non hanno i grandi palcoscenici televisivi che possono avere altri sport, però hanno non solo la propria stradignità, ma portano anche i colori italiani, i valori anche in palcoscenici belli importanti. Quindi a me proprio si può dire che mi rode un pochetto che sì, lo devi dire, di certe cose o se ne parla poco o se ne parla male. Quindi Remo, che ti devo dire, dipende dal pubblico che cosa vuole vedere. L'Italia è appassionata di calcio, quindi piace tanto il calcio, si investe tanto in quello e quindi noi veniamo bombardati sul calcio. Altri sport come l'MMA, il jiu-jitsu brasiliano, ma mi viene da pensare pure a la pallacanestro, il rugby, sono tutti sport minori. Poi gli sport di lotta ancora di più, o l'MMA, insomma, sono talmente settoriali per ora che inevitabilmente se ne parla poco e se ne parla male. Bisognerebbe fare in modo tale che le persone si appassionino. Il fatto è come lo fai, è sempre è un cane che si morde la coda, perché da una parte questo non avviene perché non ci sono gli investimenti. Ma gli investimenti non ci sono perché la gente non è interessata ancora a questo
tipo di format, quindi va sviluppata tutta una cultura di quello sport e la cosa è lenta, insomma. Va anche detto che tutti quanti, per esempio, giochiamo a pallone, uscivamo da scuola e davamo due calci al pallone. È ben più raro che i ragazzini, insomma, vadano in palestra a fare wrestling o a fare pugilato, quindi inevitabilmente poi... Perché ricordiamo di evitare di fare wrestling al campetto dove si gioca a calcio. Tendenzialmente non è proprio indicato. E quindi di conseguenza è meno conosciuto, cioè uno non andrebbe mai a guardare, per quanto poi è bellissimo secondo me tanto l'MMA quanto il jiu-jitsu brasiliano, dipende tutto da come lo pubblicizzi. C'è bisogno di qualcuno che si mette e dice: senti, io voglio investire dei soldi, tanti soldini nella comunicazione di questo sport, ecco che diventa più famoso, come ad esempio è successo con il rugby 10 anni fa, chi lo conosceva, poi piano piano investimenti, strategie anche federali che hanno portato, chiami dei bravi giornalisti che ne parlano bene, ti raccontano le storie di questi atleti, ti fanno appassionare, alla fine è uno, tutti gli sport sono belli. A me piace tanto la MotoGP, ma se la analizzi in modo cinico sono dei tizi che girano in tondo, e se non ci fosse un giornalista che me lo racconta bene, io neanche capirei chi sta correndo meglio e chi peggio. Quindi è anche la bravura del giornalista, ma ovviamente anche il giornalista tu lo paghi se c'hai gli ascolti. No, si certo, torna. Certamente. Beh, allora in questo caso, meno male che c'è Atleta c'è League, l'atleta, è vero. Meno male che c'è l'atleta che racconta queste cose. Poi a noi le storie, le belle storie di sport, piacciono sempre tantissimo. A proposito di questo, c'è la nostra chat in cui si possono fare domande sia a Daniele che a Remo, e qua ce n'è una subito per Remo di Gianluca, che chiede: un purista del Brazilian Jiu-Jitsu, che poi è anche da chiarire che cos'è un purista del BJJ, però chiede Gianluca, gli può dar fastidio essere affiancato a un fighter MMA? Cioè questa cosa che spesso le arti marziali che poi compongono l'MMA vengono affiancate, può dare fastidio? No, io non... fastidio no, io penso semplicemente che ognuno faccia il suo sport, quindi io insegno e pratico il jiu-jitsu brasiliano e faccio maggiormente quello, insomma, quindi sono orientato verso un tipo di regolamento che non prevede i colpi, quindi con l'MMA non ho molto a che fare, insomma. Poi ovvio conosco tutta quanta la parte della lotta a terra, così come un pugile conosce benissimo la parte della lotta in piedi, e quando vede degli atleti di MMA scambiare in piedi sa che cosa sta accadendo. Però è ovvio che poi l'MMA sviluppa delle pratiche particolari che sfruttano proprio quel tipo di regolamento, perché appunto è un regolamento diverso, quindi come in ogni sport poi no, c'è un regolamento e c'è chi gioca a... Esatto, quindi tu stai facendo lotta a terra quando stai facendo MMA, ma stai facendo una lotta a terra diversa, così come quando boxi in piedi in un combattimento di MMA non puoi fare box pura, quindi perché quell'altro ti può tirare un calcio, esattamente, o ti può proiettare, quindi però non direi assolutamente che mi dà fastidio, ma semplicemente siamo ormai due sport diversi, siamo abbastanza maturi come sport da prendere strade diverse, insomma. Daniele, sempre dalla chat, evidentemente forse qualcuno che deve fare un passaggio al picchetto, alla SNAI, chiedono se c'è un match all'orizzonte eventualmente, ma credo che da quello che ci avevi detto forse no. Ma a questo punto sarebbe interessante sapere, Daniele, come se la cava a terra. Ma in realtà io ho una grande passione per il BJJ, è la parte, il wrestling e il BJJ sono la parte che preferisco dell'MMA, anche se poi faccio tutto.
quindi mi piace tanto. In realtà ho iniziato con il, non proprio il BJJ, il grappling, quindi abbastanza simile, a parte alcune regole. Ho gareggiato, ho fatto tante gare, mi piace molto, divertente, bellissimo. Quindi non avresti sicuramente bisogno di ripetizioni dal maestro Castello. No, invece lo sbaglio è quello, abbiamo bisogno di ripetizioni da chiunque ogni giorno. È quello il problema di alcuni atleti. Cioè siete sempre... Cioè io... No, non tutti, però il problema di alcuni atleti è io faccio MMA, no, questa va bene, è roba da BJJ, non è vero. Si prende, la adattiamo poi per quello che faremo noi, però da ogni maestro si imparano sempre cose nuove o da un semplice compagno d'allenamento. Ti è mai capitato, Remo, di appunto qualcuno che prendesse per adattare al prendesse da te per adattare all'MMA? Sì, vabbè, ho anche allenato in qualche occasione qualche ragazzo doveva fare qualche incontro, insomma è proprio il lavoro dell'insegnante, poi alla fine penso sia quello, no? Tu spieghi la tecnica e cerchi di contestualizzargliela, quindi se lui deve fare un incontro di MMA gli spieghi la tecnica finalizzata al tipo di situazione che lui andrà a vivere, quindi mi è capitato per fortuna, se no farei male il mio lavoro. Ambito olimpico l'abbiamo toccato, ci siamo arrivati un po' di squincio. L'ambito olimpico è una bella tematica. Allora, diciamo che c'è un... In Italia ci sono due grosse macro aree, cioè lo sport professionistico e lo sport amatoriale e semiprofessionistico. Teoricamente, quando si parla di Olimpiadi, si parla sempre di sport semiprofessionistico, in teoria. Quindi, ad esempio, anche la box ha il circuito semiprofessionistico e il circuito professionistico. Quindi non è che per forza le Olimpiadi siano la soluzione o la panacea di tutti i mali, insomma, dipende tutto dal tipo di promotion, cioè se si riesce a creare una buona federazione privata che crea ottimi campionati, secondo me non ha molto senso poi andare a ricercare per forza un inquadramento all'interno delle Olimpiadi, che poi è anche quello che sta succedendo e succede tuttora nel jiu-jitsu brasiliano. Cioè noi abbiamo in Italia un inquadramento strano come jiu-jitsu brasiliano, perché non siamo riconosciuti come una disciplina a sé stante, siamo considerati come una branca del jiu-jitsu tradizionale, e quindi questo crea tutta una serie di storture, di problematiche e di criticità. Ma è sempre perché poi lo sport non viene considerato un lavoro vero e proprio, cioè tutto questo casino sul CONI, non CONI, sulle Olimpiadi oppure no, è una cosa che poi richiama fondamentalmente a dei problemi di natura fiscale. Cioè tu hai una palestra, se crei e pratichi un determinato sport, a meno che tu non voglia pagare una cifra di tasse spropositate per quell'attività, devi inquadrare il tuo tipo di attività come un'attività del CONI, come un'attività riconosciuta di sport amatoriale. Quindi è questa la vera criticità, la cosa strana secondo me italiana, perché questo poi crea un sacco di problemi, non dà modo alle federazioni private di svilupparsi, perché c'hai sempre, no, il controllore in qualche c'hai modo. Sempre il controllore, devi rientrare in determinati canoni, se tu non vuoi rientrare in quei canoni comunque vieni non è che viene osteggiato, però fai difficoltà, perché comunque il tipo di inquadramento fiscale non è ti penalizza in qualche modo, perché ovviamente se paghi più tasse degli altri non è che paghi più tasse degli altri, è semplicemente che non è pensato in Italia un
uno sport che non sia del CONI, quindi tu hai un regime fiscale che è insostenibile, quindi tu devi sempre rientrare là dentro e succede un casino, perché magari poi la tua disciplina neanche è riconosciuta, perché c'è un signore che dall'alto della sua capacità ha detto no, guarda, il jiu-jitsu brasiliano, ad esempio, non è una disciplina ufficiale del CONI, sulla base di che? C'è gente, ma se non erro neanche l'MMA, se non vado errato, l'MMA non è una disciplina del CONI, quindi tu non hai, cioè hai un sacco di atleti, tu non hai, non sai neanche come inquadrarli. Io ho una palestra magari di MMA, è anche difficile inquadrare questa palestra di MMA, quindi insomma è un problema quello del CONI Olimpiadi, che potremmo parlarne. Ne parlavamo anche questa mattina con l'intervista che c'è stata prima della vostra, diciamo, questa mattina con Fabio Pagliara, che è ex segretario della Federazione di Atletica Leggera e adesso è impegnato, insomma, in altri ambiti, e lui parlava proprio di questo, cioè la necessità anche proprio a livello quasi di giurisprudenza di inserire la parola sport all'interno della Costituzione. Cioè nella nostra Costituzione non esiste, non c'è la parola sport, e quindi in qualche modo lo sport non è recepito effettivamente dalla Costituzione stessa come un diritto del cittadino. E quindi insomma un po' questa cosa poi cozza con tutto quello che ci stiamo dicendo adesso, cioè abbiamo detto che è una pratica positiva che deve essere comunicata, deve essere raccontata, ha delle storie eccetera eccetera, però poi non è riconosciuta. Sì, è un po' come dicevi anche tu, è un po' il problema italiano, cioè per cui lo sport viene sempre considerato un po' un qualcosa di serie B. Un diletto. Sì, un troglodita che rincorre un pallone, un troglodita che gioca a fare la lotta, insomma. Quando poi, il discorso che dicevo proprio all'inizio, è che quello che tu dovresti vedere è non tanto l'azione materiale in sé, quanto l'idea che c'è dietro. Quindi io posso avere un'azienda che produce carta igienica o bellissimi telefonini, smartphone, o un'azienda che fa sport. Quello che però è rilevante è l'idea che c'è dietro, cioè, quindi se io come insegnante ho un'idea figa va tutelata, così come se sto producendo un qualsiasi altro bene materiale. Però evidentemente questo concetto non è recepito, non so per quale motivo, io sono convinto altri. Però che proprio questa situazione, forse questa percezione l'abbia un po' scardinata, perché in questo anno in cui ci siamo resi conto tutti, anche chi di sport non se n'è mai occupato, interessato in vita sua, ci siamo resi conto tutti proprio praticamente dell'importanza sociale di praticare lo sport, perché non solo si parla di produzioni di beni materiali o immateriali, no? Si parla anche di salute. Di benessere, di socialità, di luoghi di ritrovo, per esempio, che adesso mancano, sono fondamentali. Sì, si dimentica completamente la funzione correttiva che possa avere un ambiente di questo tipo. Cioè, viene considerato un qualcosa di secondario, cioè tu puoi tranquillamente tagliare tutta la branca dello sport, perché tanto le persone sopravvivono comunque. Ma allora questo varrebbe per qualsiasi cosa, cioè potrebbe valere pure per, non so, qualsiasi altra attività commerciale, non so, l'azienda che produce pistoni, chiudiamola, perché tanto puoi sopravvivere con la macchina di vecchia, perché ti devi comprare la macchina nuova. Invece no, cioè non è così. Lo sport deve avere la stessa tutela, bisogna cercare di tutelarlo, ed è assolutamente importante per le persone, anche perché
sembra sempre che l'essere umano si viva scisso, no? Da una parte lo sport e una parte la mente. Quindi se curi la mente, ok, se curi il fisico, no, sei un neanche imbecille. Tanto, perché qua palestre chiuse, teatri chiusi. Sì, anche quello è vero. Tatami chiusi, teatri idem. Anche quello è vero. Quant'altro. Però io sogno un posto in cui si ricongiungano questi due aspetti, insomma, il fisico quanto la testa vadano sullo stesso piano, e quindi tu, per essere una persona equilibrata, debba avere tanto un corpo sano e strutturato bene, quanto una mente sviluppata e acculturata, insomma, tra virgolette. Quindi è importante che tu abbia tutti e due gli aspetti, altrimenti secondo me sei parziale, come tutte le persone parziali sei instabile e infelice, insomma. Il filosofo Remo Cassetti. Mi accollo. Non sono così, lo giuro. No, è anche molto simpatico a volte. No, sto scherzando. Daniele, invece tu vivi un po' una situazione diversa, no? Perché sei all'interno di un circuito che, come diceva Remo, è privato in un certo... No, in un certo senso, proprio è una federazione privata, una sì, in America si chiama promotion. Esatto, promotion, sì. Non mi veniva, ero proprio qua e non mi veniva. E secondo te questa cosa è positiva, è negativa? Sarebbe meglio che queste discipline fossero invece regolamentate dal punto di vista di federazione? Come la vedi? Bah, secondo me, come fa l'America, è il top. Non ci vedo niente, non vedo perché andare tutti sotto un unico... Io, secondo me, sono mafie, quella per me è una mafia. Non vedo perché stare sotto una mafia quando, come in America, ci stanno diverse promotion. Tu lavori per quella promotion, ti fanno il contratto, quindi è proprio un lavoro, io c'ho il contratto, fatturi, c'ho la partita IVA, cioè lavori come tutte le altre persone, solo che invece che fare i conti come un commercialista o dare, che ne so, i tuoi pareri come un avvocato, dai la tua pratica sportiva a quella... quell'ente privato, quindi mo, chiamiamola promotion, chiamiamola federazione, chiamiamola come volete, in America funziona così, è un ente privato che ti prende, è come se fosse un'azienda, l'azienda Bellator è un'azienda che ti assume come suo dipendente, tu lavori per loro, che fai? Qui costruisci le gabbie, qui costruisci i bulloni, qui combatti, basta. Non ci vedo niente, non vedo perché aver bisogno, ecco, del CONI che riconosce il BJJ, riconosce l'MMA, e dire sì, grazie CONI, grazie mille che ci hai riconosciuto, ecco. No, esatto, di sicuro non c'è bisogno di essere riconosciuti quando si esiste, sostanzialmente, quindi partiamo da questo presupposto. Però ecco, il discorso era pure questo: se non viene riconosciuto per X motivi, che possono essere interessanti, giusti, veri o sbagliati, allora dare la possibilità dell'intervento privato, cioè che questi sport vengano valorizzati quantomeno dal punto di vista dello spettacolo, perché poi è questo, no? Cioè Bellator o UFC che hanno un contratto con il fighter. Sì, il fighter lavora e il suo lavoro è prepararsi per gli incontri e fare gli incontri, ma il prodotto di Bellator, cioè dell'azienda Bellator che vende, è lo spettacolo, giusto, certo, Daniele? Certo, a pay per view, vendere biglietti, vendere pay per view, gente che paga per vedere uno spettacolo, certo. Come andare a teatro, come andare a cinema. In fondo uno si chiede, esatto, esattamente, perché c'è questa differenza? Perché posso aprire un cinema, paradossalmente, però non posso aprire una, per esempio, una promotion di questo tipo. I motivi sono, come vi dicevo prima, secondo me di natura fiscale, cioè la difficoltà è tutta là, cioè io voglio creare una federazione privata,
che si occupa di jiu-jitsu o di MMA, posso farlo. Il problema è che a livello fiscale tu hai un qualcosa di insostenibile e quindi poi alla lunga tu sei destinato al fallimento. Questo è il problema. Per questo è, tutti quanti poi cercano il riconoscimento dal CONI, perché in questo modo tu hai degli sgravi fiscali, che è l'unico modo per portare avanti queste cose qua. Non è un caso infatti che in Italia non ci sia una federazione privata che si occupa di sport esterni al CONI. Non riescono proprio a svilupparsi. È molto difficile che si riesca a creare uno sport organizzato e strutturato in modo serio esternamente al recipiente del CONI. Sei destinato al fallimento. Guarda, vi assicuro che adesso per un attimo porto il mio esempio, poi esco subito, però anche solo nell'organizzazione dell'Atleta League, del torneo eSport che organizziamo e di cui trasmettiamo le dirette, quindi è uno spettacolo in tutto e per tutto, e le difficoltà non sono poche, e comunque stiamo parlando di qualcosa che non è neanche ancora arrivato al riconoscimento dell'essere uno sport, poi certo. Figurati se sport olimpico. E, Daniele, però per spiegare un po' meglio anche che cosa vuol dire, no? Essere contrattualizzato in una di queste promotion, facciamo proprio l'esempio banale. Se tu dovessi svolgere la tua professione in Italia, non potresti sostanzialmente? No, allora, bella domanda. Questa è molto complessa come storia. È molto complessa, perché tutti i giorni col commercialista uno cerca di... Perché anche il semplicemente... Io ad esempio, per incassare le borse che ricevo da Bellator, le borse sono il pagamento, ok? Per ricevere il pagamento devi dichiararlo in Italia. Nonostante che poi se i pagamenti arrivano dall'estero, dall'America... Perché ovviamente da Bellator le borse te le danno, sono borse nere, anonime, che te le danno, sì, in mano, poi nascendi dal ring, giusto? Magari così stavo più a posto, guarda, non mi dovevo creare tutte queste storie e problemi. No, ecco, però ad esempio io ho dovuto aprire la partita IVA e fatturo a Bellator, faccio la mia fattura del pagamento e loro mi pagano, ok? Però anche quello è molto borderline, perché il codice Ateco della partita IVA, che tipo di prestazione fai, come vieni inquadrato come partita IVA, paghi lo stesso le tasse anche se in realtà quando l'America ti paga i soldi che ti manda sono già tassati. Cioè è molto complesso, molto complesso. Insomma, quindi anche da questo punto di vista non è facile, perché poi, esatto, si creano queste... Se l'MMA fosse riconosciuto come sport, lui potrebbe incassare per esempio i soldi come prestazione sportiva. Esatto. È là la battaglia. È solo quella la battaglia. Sì. È vero, io non la posso... Storia infinita che finisce. Sì, però è anche una battaglia, cioè nel senso, questa potrebbe essere la battaglia che mi porta a dire ok, devo farmi riconoscere dal CONI perché voglio farmi riconoscere la mia professionalità, il mio lavoro, e vuoi o non vuoi è quella l'istituzione a cui ti devi rivolgere, meramente come deve fare un giornalista, un avvocato o un commercialista quando va a rivolgersi agli ordini professionali, che non userò l'espressione che ha usato Daniele perché sennò mi denunciano, ma quasi mafia. Però dall'altra parte c'è anche appunto la necessità di farsi riconoscere una professione. Sì, noi come Jiu-Jitsu siamo fortunati da una parte, perché è vero che non siamo riconosciuti ufficialmente, però abbiamo un circuito di gare strutturato molto bene,
da parte di un ente di promozione sportiva e quindi siamo inquadrati. Per quanto riguarda l'MMA, io non so nello specifico loro che tipo di organizzazione c'hanno, se hanno una vera e propria federazione o sono collegati a un ente di promozione sportiva, insomma. Allora, vado a memoria, non voglio dire cose sbagliate, però dovrebbe avere un inquadramento comunque abbastanza simile, proprio di promozione sportiva, che però non vuol dire assolutamente, cioè, vuol dire poco. Sì, sicuramente la cosa migliore sarebbe avere una federazione apposita, quindi che si crei, che ne so, Federazione Italiana Brasiliano Jiu-Jitsu, Federazione Italiana MMA. Ovviamente è una cosa lenta, per arrivare ad avere una cosa del genere tu devi avere prima tutta una serie di ASD e associati che tu puoi mostrare al CONI, quindi puoi dire guarda io ho dietro di me 200 squadre e 10.000 praticanti, allora bussi al CONI, al citofono, loro ti rispondono e ti fanno diventare disciplina associata in prova, quindi tu sei una specie di federazione in prova, lavori tot anni con loro, se lavori bene poi il CONI ti fa diventare una vera e propria federazione. Ovviamente facile a dirsi. Esatto, perché poi entrano in mezzo interessi di parte o meno. È un ambiente particolare, quindi è una tematica complessa. Come sempre, quando c'è di mezzo lo Stato, le cose sono abbastanza ingarbugliate. Noi siamo un paese mediterraneo, come tutti i paesi mediterranei abbiamo un forte welfare state, dove c'è un forte welfare state c'è anche una corruzione di un determinato tipo, quindi è complicato, insomma non è facile barcamenarsi tra tutte quante in questo ambiente, quindi non è, questo è però difficile. Anche in un certo senso complica e complica la nascita, la crescita di quelli che poi dovranno essere gli atleti italiani, perché vuoi o non vuoi, o meglio che il CONI voglia o non voglia, appunto le MMA esistono, il BJJ esiste, sono pratiche sportive, sono discipline sportive praticate da centinaia di migliaia di appassionati in Italia, seguite, e che insomma hanno appunto anche i loro successi. Quindi magari tutto questo essere ingarbugliato, Daniele, poi anche mi riferivo soprattutto a te, tutto il percorso proprio per arrivare a essere riconosciuti come professionisti di quello sport scoraggia indubbiamente i giovani che si approcciano all'MMA, secondo te? Sì, indubbiamente, ma semplicemente mi vengono in mente i ragazzi più giovani che magari giustamente come tutti sono seguiti e diretti dalle famiglie, quindi i vari genitori che dicono vai a fare uno sport che non è nemmeno uno sport che non è riconosciuto dal CONI, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi immagino un ragazzo che magari c'ha sta passione, che viene frenato oltre che da altre mille problematiche, anche magari faccio un esempio casuale, da famiglia o da quel che sia. Quindi sicuramente è molto più difficile, è molto più difficile. Io volevo dire una cosa però, per quanto riguarda il jiu-jitsu brasiliano, devo dire che noi siamo abbastanza fortunati, perché comunque in Italia è vero che magari non c'è un movimento professionistico vero e proprio, cioè non ci sono fighters che vengono, atleti che vengono pagati solo per combattere, se capita il torneo random che magari ti dà una piccola borsa, ma non è la norma, ma questo vale spesso anche all'estero, perché è un fenomeno comunque che si sta creando da poco. Però in compenso abbiamo tornei molto prestigiosi che si fanno qui da noi, proprio di jiu-jitsu brasiliano, quindi in Italia noi facciamo l'europeo, no gi,
quindi che è una delle massime espressioni del jiu-jitsu brasiliano, abbiamo la fortuna di farlo proprio qua. Quindi ci sono dei tornei ad alto livello, è inquadrato abbastanza bene, manca però la figura del professionista vero e proprio. E questo è perché fondamentalmente nel caso del jiu-jitsu brasiliano è ancora uno sport giovane, e anche negli Stati Uniti è raro che si possano fare dei campionati con un grosso montepremi, perché le persone ancora non sono pronte a pagare tanto per vedere uno spettacolo di lotta, cosa che invece non avviene con l'MMA. Cioè con l'MMA si è creata una spettacolarizzazione maggiore e quindi tu hai anche più voglia di pagare, infatti è sorto l'UFC. Questo UFC, è Bellator, insomma tutte le varie leghe. Appunto le promotion che poi producono più che l'incontro, più che lo sport, producono il prodotto di spettacolo, di intrattenimento, no? E secondo te, da questo punto di vista, il BJJ, come anche altre arti marziali, magari soffre un po' questa minor aspetto di entertainment? Io credo che, come sempre, dipende da come racconti, da come lo racconti. Cioè il BJJ io credo sia iper appassionante allo stesso modo di altri sport, perché è iper spettacolare. Ovviamente ci deve essere un qualcuno che te lo racconta, perché anche se vedo il rugby o vedo il calcio e non capisco cos'è il fuorigioco, che cos'è il gol, io non è che poi riesco a cogliere, no? E quindi inevitabilmente magari cambio canale. Quindi è tutto là, non è che poi è... Però per questo pensavo alle Olimpiadi intese come grande palcoscenico, no? Cioè spesso ci siamo resi conto di come determinati sport, determinate discipline, quando hanno il momento di spettacolarizzazione, ma semplicemente perché è la prima volta che le persone lo vedono in televisione, suscita interesse, appassiona, avvicina le persone a quello sport. Sì, sicuramente se andasse in TV alle Olimpiadi aiuterebbe indubbiamente tantissimo. Il problema è che per arrivare lì bisogna fare tutta la trafila di qui sopra. Esatto, quindi tu devi prima avere nessuno ti porterà mai alle Olimpiadi se non hai una base forte, perché altrimenti poi anche quello che tu andrai a pubblicizzare, andrai a mettere in TV, metterai uno spettacolo scadente, perché se io c'ho 100 praticanti in tutta Italia, che Olimpiadi vado a fare? Quindi porterò degli atleti scadenti e daranno un'immagine scadente dello sport, ed ecco là che anche le Olimpiadi perde di prestigio. Quindi un po' bisogna dare anche il tempo alle promotion e a questi sport di affermarsi fra le persone. Per questo è importante che, soprattutto in ambito giornalistico, quando poi se ne parli bene, senza insomma partire prevenuti o al contrario santificare lo sport, un determinato sport a spada tratta. Cioè, bisogna parlarne bene, tutto qua. Va bene, come sempre noi cerchiamo di farlo al meglio. Cambiando però un attimo completamente argomento, poi ci avviciniamo alla chiusura, e parliamo un attimo di videogiochi. Proprio cambiamo completamente, perché a parte che Daniele si vede, lo vedono tutti, ormai è chiaro a tutti che è un chiusino. C'ha la sedia da gamer. Esatto, ci stanno quei particolari. E visto anche insomma il rallentamento forzato purtroppo delle attività sportive, vi siete appassionati a qualche videogioco durante l'ultimo anno? Avete seguito qualcosa su Twitch o su altri canali?
Allora, giocavo già da tanti anni, cioè sono un ex nerd fotonico, quindi ho fatto tutti i videogiochi possibili e immaginabili per computer. E poi, complice la pandemia, mi sono richiuso con i videogiochi e mi sono dedicato tanto a Counter-Strike, che è diciamo è l'esports per eccellenza, è uno dei videogiochi più utilizzati e più famosi, e dove c'è il montepremi più alto, il mondiale, se non erro, da 1 milione di euro, Eh sì, eh sì. 1 milione di dollari. E quindi mi sono dedicato tanto a Counter Strike, mi sto divertendo molto, ho modo anche di collegarmi su Discord con degli amici, con un mio caro amico che abita a Londra, insomma è anche un modo È un modo per alternativo stare. socializzare. E poi mi sono comprato il visore, la realtà virtuale, come Come anche Daniele ci Daniele. diceva che si è. Che cosa vedi nel visore, Daniele? Sì. No, allora io ho sempre giocato a PlayStation, sempre giocato da quando sono piccolo. Ma lo trovo, come diremmo, anche un modo di passare tempo con gli amici, sai, col fatto che io, sai, combattimenti, diete, raramente succede che esco la sera, vado al pub, vai con l'amico, adesso che c'ho una figlia, ma lo lascio mangiare. Quindi è anche un bel. L'ho usato sempre come un modo di passare tempo e chiacchierare mentre giochi, e poi non chiacchieri mai, perché alla fine se chiacchieri parto, vengo a Roma, ti uccido perché mi fai perdere, perché non mi fai sentire quello che faccio. Però alla fine è un bel modo di litigare con gli amici, ecco, e di rimanere in contatto anche con tanti amici. Io gioco spesso con amici che ho a Dublino, no? E così ripasso pure l'inglese, che è pessimo, e giochiamo Vabbè, anche spesso. quello Da utile, eh. poco. Anche quello è utile, me lo sono imparato così io. E da poco, per dare un po' di pausa, io gioco tanto a Call of Duty, per dare un po' di pausa mi sono comprato il visore. E devo dire che è veramente divertente. Non mi aspettavo Ah, che il giochi a mondo COD col VR. visore? No, Call of Ok, Duty no, ci gioco infatti, sulla bravo. PlayStation. Ci stanno giochi similari, diciamo, anche sul mercato VR, che è molto divertente, si è evoluto in una maniera pazzesca. Cioè, la gente, secondo me, è rimasta ancora con i giochi con gli occhialoni, col pistolino che spari. Adesso Quelli c'è con le praticamente. lenti rossa e blu, no? Come erano Bravo, quelli bravo. 3D? Cioè, Sì. adesso stai praticamente all'interno di mondi, è una cosa fantastica. Muovi le dita, fai Vabbè, cose fuori dal quindi mondo. ad Atleta League avremo il team SCAT al torneo di COD. Lo facciamo, Eh come no, lo no? devi fare per Magari. forza, ti devi iscrivere, le iscrizioni Ormai sono per forza. aperte. Mo' per forza l'hai detto, lo devi fare. Ormai l'ho detto, ora faccio una figura in me. Vabbè, parlo più. Vabbè, che te frega, tanto su. Ci stanno i quindicenni che comunque te fanno nero. Mi asfaltano Ti perché c'è gente che asfaltano gioca dalla fisicamente. mattina Io alla sera. rispondo, questa è Ah sì? Va bene, e allora sfida accettata. Al prossimo torneo ad ottobre No, ma metteremo Counter Strike solo Counter per Remo Cassella e tutti gli altri che vorranno giocare a CSGO, ovviamente. Non stiamo dicendo questo. E l'ultima cosa, allora ci lasciamo con un sogno, con un immaginario. Come vedreste un videogioco di simulazione sportiva di arti marziali? Magari proprio col visore in realtà aumentata. Ci Beh, giochereste? sarebbe figo, ma già c'è quello di pugilato, se non erro, Creed, come si chiama? Bravissimo, c'è Creed che ti dico, è talmente bello, è talmente complicato che io, siccome mi alleno tutto il giorno, la sera l'ultima cosa che voglio fare è tirare altri cazzotti. Quindi ho detto bellissimo, ma non ci gioco. Però assicuro che, perché se metti le difficoltà giuste, cioè devi saper fare pugilato, non prendi cazzotti, non ti fai male, perché non ti fa. Però è complicato, non è semplice, devi saper fare pugilato. Va bene, quindi allora prossima diretta qui in redazione con i visori a prendere Lo cazzotti, dare cazzotti sfidone, all'aria. ma mi batte, io sono una pippa a dare pugni. Meglio a terra. Dovrebbero No, fare il infatti poi faremo duello la BJJ. versione BJJ, ovviamente. Ma la vedo Duello con dura, BJJ. eh.
La vedo dura, fare BJJ col visore, a che mi appoggio? È un manichino, creiamo un manichino di quelli con i pallocchi. Pure è un'idea, pure è un'idea. È un'idea, ve la do là, io butto idee, poi voi sviluppate, fate come volete, non voglio percentuali di nessun genere. Va bene ragazzi, allora io vi saluterei. Vi ringrazio, Remo Cassella di essere stato qui con noi, ringrazio Daniele Scatizzi per il collegamento e sicuramente ci risentiremo, Daniele. Grazie, grazie a voi. Vi salutiamo, vi saluta l'Atleta League, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, martedì, cui avremo tantissime novità interessanti, una diretta importantissima in cui risponderemo a tutte le domande che ci state facendo giustamente sul torneo. Avremo molti più dettagli da darvi. Nel frattempo quindi vi lascio al nostro trailer, vi ricordo di mettere il follow al canale Twitch e ai nostri altri canali social, quindi Facebook, Instagram, YouTube, ce l'abbiamo tutti, trovate tutti i link in descrizione, vi lascio al trailer del torneo, ciao! Ciao! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale, seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!